Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Finalmente sono tornato su YouTube a fare qualche video dopo 2 settimane e mezzo di stop circa, in quanto sono stato positivo al Covid, sono stato male qualche giorno nella prima settimana, dopodiché sono stato sempre bene, ma ci è voluto un po' di tempo prima che si abbassasse la carica virale. Detto questo, oggi torno operativo, finalmente posso tornare a fare qualche video. Torno molto blando con un video abbastanza curioso e informativo. Dopo la intro. Quindi ragazzi, come avrete sicuramente letto sul titolo, oggi andremo a parlare di manometri. Nello specifico voglio mostrarvi come va a funzionare un manometro che va a leggere la temperatura di gas di scarico. Ebbene sì ragazzi, oggi vi porto un manometro abbastanza inusuale che non si vede neanche molto su YouTube in realtà, perché prima di far realizzare questo video, almeno su YouTube Italia, non ho visto grosse cose, ecco. Quindi voglio mostrarvi proprio per filo e per segno questo manometro. È un manometro, passeranno delle immagini della Ascom Technologic, nello specifico il modello K38V. È un manometro molto buono, infatti costa parecchio. E inoltre ci sta una sonda, questa qui, che è molto importante, forse è più importante la sonda del manometro, in quanto la sonda va a mandare le informazioni al manometro. Quindi la sonda deve essere in grado di mandare le informazioni al manometro comunque con una frequenza di aggiornamento molto alta. Quindi mi raccomando, quando andate a scegliere la sonda che solitamente si sceglie a parte dal manometro, optate per una sonda di qualità, perché un conto è che l'informazione vi arriva comunque in tempo reale, un conto è che vi arriva con qualche secondo di ritardo. Quel secondo di ritardo può costarvi per esempio la turbina. Detto questo, ragazzi, mi sono attrezzato per fare un piccolo test qui in casa. Ho, come potete notare, preso un alimentatore di un vecchio computer, in quanto gli alimentatori, dei PC, per esempio, hanno la 12 volt per alimentare il manometro che andrà in macchina, comunque ci servirà la 12 volt. Quindi, mi sono andato a collegare il manometro, vi faccio vedere bene, all'uscita, qui è un po' un casino, all'uscita 1 e 2 con rispettivamente positivo e negativo che andranno a portare la corrente al manometro. Dopodiché sulla porta 11 e 12 avremo i cavi della nostra sonda. Tutte queste informazioni le ho reperite su internet, in quanto appunto tramite il codice del manometro sono riuscito a trovare il manuale. Fatto questo, dal manuale ho anche letto che, fortunatamente, scusatemi, è in italiano, quindi è molto facile comunque capire le cose. Ho praticamente individuato un fusibile che, diciamo, è corretto andare a mettere per prevenzione sul cavo del positivo che porta la corrente al manometro. È un semplice fusibile da 1,5 A 250 volt, a forma cilindrica. Collegato questo piccolo fusibile, che poi ovviamente andrò a inserire in macchina, mi dispiace che comunque qui in casa ho fatto dei collegamenti un po' alla buona, però è semplicemente per mostrarvi come funziona questo piccolo manometro. Andrò a collegare il cavo positivo a un cavo giallo dell'interruttore della 12 volte dell'alimentatore. In caso voi aveste un alimentatore computer e volete fare qualche prova, non solo sul manometro, ma qualsiasi oggetto che funziona a 12 volte, potete utilizzare tranquillamente un alimentatore per computer. Questo è il cavetto che va a portare la 12 volte ai vostri oggetti. Ovviamente bisognerà andare a ponticellare sul connettore da 24 pin.
Ok, allora purtroppo mi si è interrotto il video mentre stavo parlando, ci sono rimasto malissimo. Stavo dicendo, sul 24 pin andiamo a ponticellare due cavi che vi lascio qui in descrizione, o in sovraimpressione al video, in quanto qua l'ho nastrato con il nastro isolante perché sennò mi scappa ovunque questo cavetto. Diciamo in questa maniera noi andiamo a lasciare il circuito chiuso, così la corrente passa sempre appena andrò a mettere il cavo di alimentazione. Fatto questo, ci troviamo cavo positivo e cavo negativo. Il cavo positivo va sul cavo giallo del connettore della 12 volt e il cavo negativo va su, ovviamente, il nero. Fatto questo, siamo pronti per dare fuoco alle polveri. Ok, andiamo a inserire il nostro cavo di alimentazione. Vediamo un po'. Ok, sta partendo il manometro. Perfetto, funziona. Come potete notare, già legge la temperatura, che in questo caso è di 17 gradi. Qui abbiamo la nostra sonda. Mi basta veramente andare a toccare la sonda per andare a cambiare la temperatura. Ovviamente la mia temperatura corporea non è così importante da andare ad aggiornare instant il dato, ci vuole veramente una temperatura molto più elevata. Fatto questo, voglio provare una cosa simpatica, ovvero con l'accendino andiamo a scaldare la sonda, vediamo un po' che cosa succede. Guardate. La temperatura si alza veramente tanto. Wow. Ok, la smetto perché sennò 215 gradi. Mannaggia. Che figata. Questo, ragazzi, è funzionamento di un manometro per la temperatura dei gas di scarico. È veramente utile quando si va a elaborare le macchine. Magari a cambiare il turbo. Nel mio caso lo andrò a mettere per semplice curiosità, in quanto le EH comunque sono molto soggette a rotture, quindi diciamo magari per prevenzione anche lo andrò a installare. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, MitchTuning. Per questo video io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.